Ciao amici, bentornati. Oggi un primo piatto. Ringrazio l'azienda Action Shop per aver mandato la pasta italica, quindi ringraziamo anche l'azienda Italica. Oggi stiamo parlando delle orecchiette e proverò a fare le orecchiette con le cime di rapa. In descrizione vi lascio tutte le istruzioni per quanto riguarda l'azienda. Andiamo a fare le orecchiette insieme. La prima cosa da fare è pulire le cime di rapa facendola a pezzetti e le metto all'interno della ciotola. Ecco, ora posso lavarle e nel frattempo metto la pentola sul fuoco e in un tegame aggiungo un filo d'olio, un aglio schiacciato privo della camicia, le acciughe e per finire le olive taggiasche e lascio soffriggere un pochino. Tolgo l'aglio una volta soffritto per evitare che si senta troppo ed è arrivato il momento di buttar giù le cime di rapa. Le suddivido in due, una parte le metto all'interno del tegame e un'altra parte le metto all'interno invece della pentola. Mescolo un pochino, aggiungo il sale e faccio cuocere. Quelle nella pentola le faccio cuocere almeno 5 minuti, perché poi dopo verrà buttata giù la pasta e continuerà la sua cottura, mentre quelle del tegame con il coperchio cuoceranno ancora un pochino di più. Ecco, adesso è arrivato il momento di mettere giù le orecchiette, mescoliamo e aggiungo all'interno del tegame un mestolo di acqua di cottura. Ecco, ora posso scolare la pasta e versarla direttamente nel tegame con le altre cime di rapa. Mescolo un pochino. Termino con un filo d'olio extravergine d'oliva e possiamo impiattare. Il pranzo è servito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento.